Nella solennità di Pentecoste, che letteralmente significa cinquantesimo giorno rispetto alla Pasqua, si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, riuniti insieme nel Cenacolo. Con la Pasqua e il Natale costituisce una delle feste più importanti del calendario liturgico. A partire da questo evento straordinario avrà origine la predicazione del messaggio nuovo, la testimonianza di Gesù risorto e vivo. Gli Apostoli annunceranno il suo Vangelo dando inizio all'attività apostolica della Chiesa. Lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, una forza divina che elargisce sette doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. I doni sono trasmessi grazie al battesimo e confermati in seguito dal sacramento della cresima. Lo Spirito Santo è rappresentato sotto diversi simboli, una colomba, una nube luminosa, un soffio o il fuoco, e viene invocato durante le cerimonie liturgiche più importanti. Nella vita di Padre Pio lo Spirito Santo è presente sin dalla tenera età, riuscendo a cambiargli il cuore. I rancori, le rabbie e i desideri di protagonismo, tipici dei ragazzi, non si sono mai presentati in lui. Il piccolo Francesco lasciava sempre che lo Spirito lo guidasse. Divenuto sacerdote, Padre Pio ha sempre indirizzato i suoi figli spirituali, dicendo loro di lasciare che lo Spirito Santo compiesse le sue sante operazioni. I doni profusi dallo Spirito Santo su Padre Pio sono innumerevoli. Com'è impossibile stimare il numero di fatti, testimonianze, vite cambiate che il santo stigmatizzato, nel corso di molti decenni, come un torrente straripante di grazie divine, ha donato all'umanità assetata. E siamo in compagnia di Don Giovanni Antonacci, autore del libro Padre Pio e i doni dello Spirito Santo, carismi ordinari e straordinari, con la prefazione del cardinale Marcello Semeraro. Don Giovanni, analizziamo la figura di Padre Pio, ma soprattutto attraverso i doni che lo Spirito Santo gli ha dato. Come nasce questa opera? Questa opera nasce essenzialmente per due motivi. Il primo motivo è che spesso si tende a mettere in luce in Padre Pio, giustamente, ogni volta un aspetto particolare, il frate, l'uomo, il sacerdote e così via. Questo libro, ecco, tenta di mettere in luce un aspetto di Padre Pio di cui poco spesso si parla, e cioè il Padre Pio discepolo, il Padre Pio cristiano, il Padre Pio che coltiva la sua vita cristiana di ogni giorno, la sua vita appunto spirituale. Questa parola spirituale ci fa pensare normalmente allo spirito con la S minuscola, e quindi giustamente non siamo solo corpo ma anche spirito, ma in realtà ecco la vita spirituale è la vita propria di ogni cristiano, è la vita appunto nello spirito per noi credenti anche con la S maiuscola, cioè la vita nello Spirito Santo, e quindi Padre Pio come normale battezzato cristiano che però poi sviluppa il suo cammino certamente in una maniera tutta sua, in una maniera tutta particolare, originalissima, come deve essere per la vita spirituale di ciascuno di noi. Lo spirito non a caso è fantasia, è creatività per eccellenza. E poi ecco l'altro motivo per cui nasce quest'opera, questo studio, perché poi si tratta alla fine di una tesi di dottorato in una università pontificia, quindi comunque uno studio teologico, ma reso comunque nella sua forma in cui è stato pubblicato un po' più accessibile chiaramente anche alla lettura dei non specialisti, e anche appunto dicevo il secondo motivo, quello di voler dare una lettura anche teologica degli scritti di San Pio, non è il primo tentativo naturalmente, ma di volerli inquadrare soprattutto nella teologia, in particolare in quella branca specifica della teologia che si occupa più da vicino appunto dello Spirito Santo, che non è occuparsi di qualcosa di straordinario, ma significa vedere come lo Spirito Santo agisce nella vita cristiana di ogni giorno in maniera ordinaria primariamente, e qualche volta anche certamente può succedere, come è successo in San Pio, in maniera straordinaria. Ecco, il libro analizza un po' entrambi questi aspetti. E allora nella vita e nella storia di Padre Pio quali sono i doni e i frutti dello Spirito Santo? Ecco, è importante sottolineare che il libro, che ripeto, ecco, nella versione divulgativa in cui è stato pubblicato, non coincide chiaramente con la tesi di dottorato, ma è stato ecco, un po' sintetizzato, anche semplificato. Il libro, dicevo,
parte innanzitutto dai doni ordinari dello Spirito Santo, dai cosiddetti carismi ordinari. Giustamente tu facevi riferimento al sottotitolo del libro, carismi ordinari e straordinari. Ecco, anche l'ordine in cui queste due parole vengono inserite non è casuale, perché tutti e due i tipi di carismi, quelli ordinari e quelli straordinari, sono entrambi soprannaturali, cioè provengono dallo Spirito Santo, solo che naturalmente i carismi straordinari, che siano in San Pio, che siano in altri santi, probabilmente fanno più rumore, diciamo così, attirano più immediatamente l'attenzione, ma non dobbiamo dimenticare che lo Spirito Santo, il bene in generale, agisce innanzitutto nelle piccole cose della vita di ogni giorno, nel nostro cammino quotidiano, e quindi i doni dello Spirito Santo propri, appunto, di ogni cristiano, sapienza, intelletto, fortezza, consiglio, scienza, pietà e timor di Dio, sono quelli che hanno operato anche nel battezzato nell'uomo Francesco Forgione, padre Pio da Pietrelcina, il quale poi anche come uomo aveva dei suoi carismi, delle sue doti, una sua umanità, diciamo così, dalla quale non si può prescindere. Accanto a questo, e quindi accanto alla vita di preghiera di Padre Pio, alla vita spirituale di Padre Pio che lui ha coltivato con l'aiuto anche dei confessori, dei padri spirituali, come ogni cristiano. Ecco, poi hanno agito anche alcuni carismi straordinari, cioè fuori dall'ordinario. Che cosa sono questi carismi straordinari? Ecco, San Paolo dice: sono dei doni che appunto lo Spirito Santo a volte dà nella sua libertà, nella sua fantasia, nella sua creatività. Per che cosa però? Per il bene comune, cioè San Paolo dice questi carismi vengono dati non per la gloria personale, ma per il bene degli altri. Certamente in San Pio la caratteristica è che i carismi straordinari hanno agito per numero e anche per intensità in maniera un po' fuori dal comune, se vogliamo. Il libro ne analizza diversi, cercando non solo però di descrivere quali sono e quali manifestazioni esteriori essi producevano, ma anche il loro significato spirituale. Facciamo un esempio, il carisma della cosiddetta xenoglossia, no? Parolaccia, forse che si usa poco spesso, ecco, il parlare lingue straniere, no? Oppure l'intendere lingue straniere senza averle studiate. È un carisma di cui già parla San Paolo nella Bibbia, ma è un carisma che è dato perché? Per la salvezza delle anime, per ristorare dei cuori affranti, per l'edificazione del prossimo, come tante volte succedeva per San Pio durante la confessione. E così anche andando avanti, per esempio, anche il carisma della scrutazione dei cuori, certamente questo è un carisma che può essere, diciamo così, sia ordinario che straordinario. Quante volte ci sarà capitato di dire a qualcuno: mi hai letto nel pensiero, mi hai letto nel cuore. Certamente l'empatia, la capacità di mettersi in comunicazione con altri, ma nel caso di San Pio c'è stato anche un agire straordinario di questo carisma, che però non era finalizzato appunto allo spettacolarismo del momento. Come si riconosce l'autenticità di un dono dello Spirito Santo, dice San Paolo? Quando colui che lo riceve né lo utilizza per se stesso e neanche se ne vuole gloriare, ma lo mette a disposizione della comunità, lo mette a disposizione, ecco, come è stato nel caso di San Pio, degli altri, per la salvezza degli altri. Sappiamo come San Pio, anche nei fenomeni straordinari e mistici che l'hanno caratterizzato più da vicino, ad esempio la conformazione a Cristo crocifisso attraverso le stimmate, altro appunto carisma straordinario, tendeva a voler occultare al massimo questi fenomeni straordinari che in lui si manifestavano, ma li utilizzava invece, tra virgolette, per la salvezza degli altri. Ecco, tutto questo è molto importante anche per noi nella nostra vita di ogni giorno, perché i carismi, lo ripetiamo, sia quelli ordinari sia quelli straordinari, sono propri di ogni cristiano e battezzato. A noi il compito, chiaramente, di utilizzarli come hanno fatto i santi a servizio, ecco, del bene comune. Don Giovanni, dunque, quali possono essere le azioni? Qual è l'azione dello Spirito Santo nell'esperienza del cristiano, alla luce appunto di quanto ha vissuto Padre Pio? Beh, l'azione dello Spirito Santo nella vita
di ogni cristiano in fondo è quella già descritta da San Paolo nella Bibbia, in particolare nella lettera ai Galati, tu accennavi prima Nicola, i frutti dello Spirito Santo. Ecco, San Paolo elenca nella lettera ai Galati alcuni frutti dello Spirito Santo che sono poi confluiti in una sistemazione più ordinata anche nel catechismo della Chiesa: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, temperanza, dominio di sé, castità e così via. Ecco, principalmente i 12 frutti dello Spirito Santo di cui parla anche il Catechismo. Io cerco di analizzarli uno per uno nel libro, soprattutto in San Pio, però mi piace soffermarmi soprattutto su uno di questi frutti dello Spirito Santo. Ecco, prima abbiamo messo in evidenza i doni, i 7 doni dello Spirito Santo e i carismi. Questi invece sono i frutti, cioè le conseguenze dell'azione dello Spirito Santo in chi si lascia da esso plasmare, perché poi occorre anche la docilità all'azione dello Spirito Santo, a questo divino educatore, se così possiamo dire, perché si può anche fare resistenza a questa azione. Lo stesso San Paolo dice: non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio che è in voi. Quindi c'è anche la possibilità, in un certo senso, di ostacolare questa azione. Mi piace soffermarmi soprattutto su uno, ecco, il libro si sofferma su questo, perché anche questo è un aspetto di San Pio su cui non troppo spesso si torna e su cui bisogna insistere se si vuole trasmettere una corretta immagine di San Pio, che è il frutto dello Spirito Santo che noi chiamiamo della gioia. Ecco, lo Spirito è lo spirito della gioia, e la gioia è il frutto di quella pace vera. In questi giorni la liturgia, per noi credenti almeno che un po' frequentiamo le liturgie, ci parla spesso della pace come frutto dello Spirito Santo. Vediamo anche come questo sia attuale. Sempre San Paolo dice che il regno di Dio, anche la vita eterna, è pace e gioia nello Spirito Santo. Ecco, San Pio è modello di gioia, perché chi lo ha conosciuto poi anche nell'intimo ci testimonia che era un uomo profondamente gioioso anche nella tribolazione, quindi non gioioso perché gli andasse sempre tutto bene o perché fosse sempre simpatico a tutti, anzi ha dovuto fronteggiare molte tribolazioni, ma ecco, San Pio ci insegna che possiamo nello Spirito Santo, cioè se viviamo in Cristo, se viviamo cristianamente, se confidiamo nell'azione dello Spirito Santo, che è spirito di risurrezione e di vita, non è spirito di morte, ecco, se viviamo tutto questo possiamo testimoniare che la gioia la si può trovare nella vita di ogni giorno, la si deve trovare, perché il credente vede, ma in fondo anche il non credente vede, la possibilità di fare il bene, di seminare il bene nelle realtà concrete della vita di ogni giorno. Quindi io direi, dove c'è lo Spirito Santo, lì c'è la gioia vera, però quella che dura, quella che non si spegne, ecco, in maniera effimera, che si contraddistingue magari dall'euforia momentanea, proprio perché è una gioia profondissima che qualche volta, ripeto, qualche volta potrebbe anche non trasparire esternamente, ma che è qualcosa che agisce, come direbbe San Pio, nell'alta punta dello spirito, cioè è quella base di fondo, quella gioia che poi noi chiamiamo speranza, anche il Papa ce l'ha ricordato nella lettera di indizione del Giubileo, quella speranza certa che per noi credenti, appunto, e lo Spirito Santo, cioè la vittoria di Cristo sulla morte e su ogni male, quindi la certezza che le fragilità, le contraddizioni della vita di ogni giorno non hanno mai l'ultima parola. E quale migliore augurio allora per questa Pentecoste, Don Giovanni? Beh, sicuramente, ecco, io direi cerchiamo di avere, ecco, un'immagine dei santi e soprattutto di San Pio veramente corrispondente a ciò che essi hanno vissuto. I santi sono stati i testimoni privilegiati della gioia e abbiamo spiegato in che senso, ecco, in che senso. Una gioia a volte appunto non spettacolare, ma fondata su solide basi. E questo però deve avere a che fare anche con la vita di tutti quanti noi. Ecco, non accontentiamoci soltanto di conoscere la vita dei santi, anche se dobbiamo farlo, è il primo passo, e in questo caso di San Pio, Cireneo della gioia, come giustamente è stato a volte definito. Ma cerchiamo di cogliere anche il significato, la sostanza di ciò che ci ha trasmesso San Pio, non per ripeterlo negli stessi termini o esteriormente con gli stessi atteggiamenti con cui è vissuto lui, perché questo non è possibile, chiaramente, ognuno di noi è se stesso, ha i suoi carismi, ha i suoi doni, e lo spirito, lo dicevamo, è per eccellenza fantasia, creatività, libertà.
ma appunto per incarnare nella nostra vita di ogni giorno, ognuno con la propria personalità, vocazione, talento, carisma, però la stessa sostanza, lo stesso insegnamento che ci ha trasmesso San Pio, cioè vivere e testimoniare la gioia dello spirito nelle cose della vita di ogni giorno. La Congregazione dello Spirito Santo, i cui appartenenti sono detti spiritani, sono una congregazione di religiosi di oltre 3.000 membri, fondata nel 1703. Abbiamo in collegamento padre Guy Leandre, che ci parla della storia di questa realtà. Buongiorno a tutti. Ecco, la Congregazione dello Spirito Santo, come mi hai già sottolineato, è nata proprio il 27 maggio del 1703, dunque giorno della Pentecoste, congregazione fondata da Poulard de Place, che fu un avvocato. Ma questa funzione, questa vocazione di essere avvocato non gli piaceva tanto. Allora intorno a lui ha radunato i ragazzi, perché era preso dalla povertà della gente, da questi ragazzi che volevano studiare, però gli mancavano le possibilità, i mezzi. Allora lui, insieme a Glinot di Montfort, ha radunato, diciamo, questi ragazzi e li aiutava a studiare, e poi ognuno prendeva un po' la strada sua. Ecco, dunque, intorno a lui si è creato questo piccolo gruppo che diventerà proprio la congregazione. E poi lui si farà sacerdote prima di radunare questi ragazzi. Dunque si è fatto prima sacerdote e poi ha creato questa comunità, prendendo i ragazzi poveri per farli studiare e fino alla maturità. Qual è la spiritualità di questa congregazione? Vorrei aggiungere una cosa, sì. Poi arriverà padre Lieberman, e lui aveva creato una società del Sacro Cuore di Maria. E alla fine, nel 1848, hanno fatto gemellaggio, dunque hanno messo tutte e due congregazioni insieme. Intanto Poulard de Place era già morto, allora Lieberman ha ripreso la congregazione fino a che tutto è stato strutturato. Dunque dopo Poulard de Place sono stati alcuni responsabili, però Lieberman darà un'altra la forma attuale della congregazione fino ad oggi. E la nostra spiritualità è la docilità allo Spirito Santo. Noi ascoltiamo ciò che dice lo Spirito Santo, dunque l'umiltà, la semplicità. E questa è la nostra spiritualità e la devozione alla Beata Vergine Maria. Siamo nel mese di maggio, nella solennità di Pentecoste, dunque lo Spirito Santo al centro della nostra riflessione, così come appunto la spiritualità mariana. Come coniugate entrambe le cose nella congregazione? Penso che è una bellissima opportunità. La Pentecoste è la discesa dello Spirito, che sarà come un rinnovamento. Questo rinnovamento permetterà per noi esseri umani, prima la nostra conversione, per poter creare o essere protagonisti di un mondo nuovo che ciascuno, diciamo, sogna. E noi come congregazione, con la nostra spiritualità, la preghiera essendo al centro della nostra vita, e la Vergine che è proprio il nostro grande aiuto, ci permetterà giustamente, insieme ai nostri confratelli, anche a condividere, per noi che lavoriamo nelle parrocchie, diciamo, a intensificare proprio la preghiera orientando la gente a entrare in questo rinnovamento, di questo cambiamento per poter essere una nuova creatura. Altrimenti sarebbe un po' più difficile di creare e realizzare il nuovo mondo, cielo nuovo e terra nuova che ognuno sogna. Dunque la Pentecoste per noi è un evento che crea proprio questo rinnovamento, e all'interno di ciascuno di noi cambiare la vecchia mentalità per abbracciare la nuova mentalità illuminata giustamente dallo Spirito Santo stesso.
Come possiamo aprire il nostro cuore dunque allo Spirito Santo, soprattutto in questa giornata? L'apertura del nostro cuore potrebbe partire dall'ascolto della Sacra Scrittura, dalla parola di Dio. E questa parola che ci aiuta, che ci permette veramente di aprirci. Gesù diceva ai suoi apostoli che lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. E Gesù più volte invitava i suoi a rimanere nella parola sua, se le mie parole rimangono in voi. E credo che oggi la parola di Dio dovrebbe essere al centro della nostra vita. Solo questa parola, ascoltandola, meditandola, ci aiuterebbe a aprire il nostro cuore. Aprire il nostro cuore per la nostra crescita spirituale, ma vivere anche lo Spirito Santo attraverso l'apertura al prossimo e con quanti condividono sofferenze. Questo è un po' anche il nucleo della vostra spiritualità, del vostro carisma. Esattamente questo è il nostro carisma, andare verso i poveri, verso i luoghi dove la chiesa locale non trova, diciamo, gli operai, e noi andiamo in questi luoghi per giustamente proclamare la parola di Dio, non soltanto con il verbo, ma anche con i fatti e concreti, come lo fecero, vorrei dire, i nostri fondatori in Africa, per esempio. Dunque, al di là della parola, ma anche le opere. Padre Ghì, allora un augurio per i nostri telespettatori in questo giorno così speciale. La riflessione è di pensare che la forza, o di rinnovare, vorrei dire, il nostro battesimo, lo spirito ricevuto del giorno del nostro battesimo. Ciascuno di noi potrebbe veramente ripensare: ecco, quando ho ricevuto il battesimo, ho ricevuto anche lo Spirito Santo, ma questo spirito che fine ha fatto nella mia vita? Io cammino secondo lo Spirito Santo o secondo il mio spirito o secondo lo spirito del mondo? Con quale spirito io cammino? Ecco, potrebbe essere una bellissima riflessione di questo tempo della Pentecoste. Non possiamo non riflettere sullo Spirito Santo in relazione a quella che è una realtà importante nella Chiesa e nella società, il rinnovamento nello Spirito. Abbiamo in collegamento il presidente Giuseppe Contaldo. Benvenuto tra noi. Grazie e benvenuto a voi e a tutti gli spettatori che sono in ascolto. Saluto e ringrazio per quanto innanzitutto attraverso la vostra rete televisiva raggiungete i luoghi e i cuori di tanti fratelli e sorelle. E siamo in un luogo particolare, in una cappella della sede nazionale del rinnovamento. Sì, questo luogo è il luogo dove vede non solo il Comitato Nazionale del Rinnovamento dello Spirito riunirsi, e siamo proprio nel luogo della cappella che chiede e invoca lo Spirito perché ci sia uno sguardo profetico su quello che è la vita del movimento, ma anche il Consiglio Nazionale e tutti coloro che desiderano potersi portare in questo luogo per vivere dei momenti di preghiera e di invocare lo Spirito. Questa cappella nasce proprio all'insegna di questo dono straordinario che è il rinnovamento dello Spirito, che lo Spirito Santo ha fatto alla Chiesa, e quindi è il cuore pulsante della vita del movimento, ma è anche il luogo dove noi traiamo ispirazione e chiediamo allo Spirito di suggerire per tutto il movimento, ma anche per quante sono le realtà dei gruppi, cenacoli e comunità sparse in tutta Italia, e di tracciare lui la strada e il percorso perché ci faccia comprendere quest'opera straordinaria che per mezzo dello Spirito è suscitato nella Chiesa. E il rinnovamento dello Spirito è questa corrente di grazia e l'esperienza proprio della Pentecoste, quando nel 1967 un gruppo di giovani studenti si interrogava e si chiedeva perché nella Chiesa non ci fosse lo stesso ardore e la stessa carismaticità, espressione di doni e carismi che era nella prima comunità cristiana. Ed è così che da lì prende origine e ha inizio questa straordinaria opera che nel mondo ha visto ben oltre 500 milioni di fedeli fare esperienza dello Spirito attraverso un percorso che noi chiamiamo seminario di vita nuova. E questo luogo qui ha visto
non solo l'arrivo anche dei primi fratelli della prima ora, ma vede riuniti settimanalmente il Comitato Nazionale, il Consiglio Nazionale, ed è il luogo dove si prega, si chiede ispirazione e si chiede davvero perché quest'opera di Dio continui nella storia e nella vita di ogni cristiano. E quindi possiamo dire, possiamo chiamarlo un piccolo cenacolo, da quel piccolo luogo dove è avvenuta l'opera straordinaria dello Spirito che a Pentecoste si manifesta con tutta la sua grandezza, anche qui noi vediamo l'opera di Dio manifestarsi quando in questa cappellina che è messa a servizio di tutto il rinnovamento viene invocato e viene ancora elevato al cielo il grido vieni Spirito Santo. Lo faremo tra qualche giorno e tutti i gruppi del rinnovamento e sparsi in Italia si ritroveranno a vivere non solo la veglia di Pentecoste, ma la realtà proprio del rinnovamento trae forza da questa esperienza e quindi chiediamo ancora una volta allo Spirito per la Chiesa e per tutti coloro che sono a servizio di quest'opera straordinaria, questa invocazione, vieni Spirito Santo e manda questa pienezza di grazia, di doni e carismi perché la tua Chiesa sia ancora più bella.